Proseguono gli appuntamenti di Arezzo Science Lab. Domani in città arriva Aldo Cazzullo. Dov'è l'appuntamento e di cosa parlerà? Sì, buonasera. L'appuntamento è alle ore 18, inizialmente alle ore 21, ma è stato anticipato alle ore 18. L'Auditorium del Centro Affari, tra l'altro, una struttura nuovissima con un'acustica fantastica, molto bella. Il, lo spettacolo teatrale parlerà diciamo, dell'ultimo libro che ha scritto quando eravamo i padroni del mondo, che parla, diciamo, tratta di come la storia romana, l'impero romano. Diciamo, le, 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 sue, le sue tradizioni abbiano ancora oggi delle contaminazioni all'interno della nostra società, dell'architettura sociale, della nostra, del, nostro modo, insomma, del nostro mondo e del nostro modo di vivere, quindi anche un argomento estremamente attuale, estremamente interessante. Ecco, attualità, divulgazione scientifica ma alla portata di tutti, questo è l'obiettivo di Science Lab. Quali saranno i prossimi appuntamenti? Sì, questo è molto vero perché all'inizio era stato definito un po' un festival di nicchia, invece poi col passare del tempo, i numeri, l'attenzione e anche gli scontri positivi ci hanno fatto capire insomma, che sono argomenti seppur complessi di grande attualità e di grande interesse, questo sicuramente per noi è un grande motivo di orgoglio, per noi e soprattutto per la città di Arezzo che spesso viene accusata di essere un po' lacunosa culturalmente, di avere un approccio culturale non all'altezza, invece in questo caso ha dimostrato l'esatto contrario. Gli altri appuntamenti saranno proprio per l'appunto il sabato dopo, quindi il 2 marzo, con, ehm, con Michele Punturo, che è un'eccellenza ehm, diciamo, un retina nel mondo, un nostro fisico... Che ci parlerà di come le, delle onde gravitazionali, quindi del progetto Einstein Telescope, che è un progetto rivoluzionario di grande mh, interesse mondiale, diciamo, possiamo dire. Quindi un aretino che verrà arezzo a parlare di onde gravitazionali, quindi aumentiamo ancora il livello e sicuramente insomma, una grande soddisfazione per noi, per la città e per i nostri sponsor e per, per le persone che ci hanno appoggiato.